Le leggende del mondo della mala raccontano che Bugsy Siegel seguì la contessa Dorothy di Frasso in Italia solo perché era la sua amante. Non gli interessavano i propositi folli della nobildonna che voleva uccidere Mussolini. La contessa non combinò niente, ma intanto Bugsy si ritrovò all'interno di quella che i nazisti ormai chiamavano la Fortezza Europa, un continente sotto il loro dominio. Visti da vicino, Hitler, Göring, Goebbels gli apparvero come dei criminali, ma di tipo diverso da quelli del mondo sotterraneo della mafia. Questi criminali si erano impadroniti del mondo di sopra, dello Stato. Bugsy era ebreo e gangster. Uno come lui, i nazisti non l'avrebbero neppure fatto arrivare ai cancelli dei campi di sterminio. L'avrebbero ucciso prima. Sconvolto dall'antisemitismo, Bugsy abbandonò la contessa e ritornò in America. Anche Vito Genovese venne richiamato all'ordine dalla commissione. Il mondo sotterraneo si era schierato contro fascismo e nazismo. Per i loro affari i padrini avevano bisogno della democrazia e di tutte le libertà e i diritti civili che la democrazia garantisce. Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, scoprirono che i loro porti non erano sicuri. Nelle fabbriche ancora si scioperava e i sommergibili nemici riuscivano a spingersi fin sotto le coste americane. Una serie di attentati diffuse la paura che numerose spie si fossero infiltrate negli Stati Uniti. Alcuni sabotatori vennero catturati, processati e giustiziati. La Cosa Nostra di Luciano dimostrò tutta la sua capacità di muoversi come uno Stato autonomo. In un grande evento come la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a trovare un'occasione per accrescere la sua forza. I cantieri della Marina Militare di New York stavano lavorando sul Normandy. Era il transatlantico più veloce del mondo e poteva sfuggire ai sommergibili tedeschi trasportando truppe in Europa. Una mattina al risveglio, la città vide una colonna di fumo sopra la nave rovesciata. L'idea del sabotaggio era venuta a un uomo di Luciano, Albert Anastasia. La mafia voleva dimostrare ai militari che anche il porto di New York era Cosa Nostra. Il capo di Stato Maggiore, ammiraglio Affenden, e lo stesso procuratore Dewey approvarono la segretissima operazione Underworld. Bisognava trattare con la Cosa Nostra. La guerra non concedeva tempo. I servizi segreti della Marina presero contatto col boss del porto, Joseph Sox Lanza. Quando si vide davanti quegli ufficiali dall'aria misteriosa, Lanza li spedì da Frank Costello. Costello li lasciò parlare e poi li indirizzò da Meyer Lansky. Lansky ascoltò la loro proposta, alzò gli occhi al cielo e disse che solo Lucky Luciano poteva decidere su un affare simile. Nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1942, il grande padrino aprì le trattative e alzò subito la posta. Come primo passo i porti diventarono sicuri, terminarono i sabotaggi e pure gli scioperi. Nel gruppo degli stati alleati si aggiungeva ora uno stato segreto, la Cosa Nostra. Il mondo sotterraneo del crimine era entrato in guerra. Qualcuno aveva raccontato a Dewey che era stato proprio Lucky Luciano a salvargli la vita bloccando un attentato in cui il procuratore sarebbe dovuto morire. La collaborazione con la mafia si sarebbe estesa allo sbarco in Sicilia, la più grande operazione navale mai tentata nella storia. Si racconta di un carro armato solitario che avrebbe raggiunto Villalba.
Secondo la leggenda, un militare avrebbe chiamato col megafono Don Calogero Vizzini e gli avrebbe consegnato il segnale di collaborazione con la mafia, un fazzoletto con la L di Lucky Luciano. Ma non c'è bisogno di questa leggenda. In piena zona di guerra, un combat cameraman riprese dal vero il barchino di un pescatore che portava un uomo d'onore a bordo di una nave militare. I reparti speciali per la guerra psicologica fecero il resto, inviando i messaggi giusti nei posti giusti. Nei territori liberati si formò il governo militare alleato, guidato da Charles Poletti, arruolato col grado di colonnello. Poletti era stato governatore provvisorio di New York proprio dopo l'attentato al Normandy. Aveva ricoperto la carica solo per poche settimane nel 1942. I suoi unici atti di governo erano stati provvedimenti di grazia per molti italo-americani accusati di omicidi e rapine. Vito Genovese riuscì ad essere assunto come traduttore negli uffici del governatore militare Charles Poletti. Venne cacciato soltanto quando il suo caso arrivò sui tavoli dello Stato Maggiore. Davanti agli alleati, diversi padrini si presentarono come antifascisti. Per ordine di Poletti, alcuni vennero nominati sindaci. Venivano valutati come uomini in grado di mantenere l'ordine e questo ai generali bastava. Don Calogero Vizzini, ancora lui, diventò sindaco di Villalba per volontà dei militari e per acclamazione della folla che gridava, si disse, «Viva gli americani, viva la mafia!». Poletti negò sempre ogni operazione segreta per coinvolgere la mafia in tutte le numerose interviste rilasciate. Da uomo dei servizi quale era, su questo tema mantenne il segreto più totale per tutta la sua lunghissima vita, 99 anni, fino alla morte avvenuta in Florida l'8 agosto 2002. In Sicilia uomini e donne ripresero a marciare per occupare i latifondi. Nacque un movimento separatista e c'era chi chiedeva l'annessione dell'isola agli Stati Uniti. Uno dei leader del movimento era proprio il padrino Don Calogero Vizzini. Il Partito Comunista aveva ottenuto dei posti nel governo italiano. Bisognava indire al più presto le elezioni. Gli americani prepararono una nota segreta sulla rioccupazione della Sicilia in caso di vittoria dei comunisti. Nell'isola le ingiustizie erano tante. Durante la distribuzione della farina ce ne fu una di troppo e un giovane reagì uccidendo un carabiniere. Si chiamava Salvatore Giuliano, diventò capo di una banda. Con tecniche di guerriglia, Giuliano sfuggì agli accerchiamenti e vinse tutti gli scontri. Venne promosso comandante dell'esercito rivoluzionario del movimento separatista. Ebbe contatti diretti con Vito Genovese, mentre il gangster lavorava per il governo militare alleato. Contatti neppure troppo segreti se si lasciarono fotografare assieme. Ma per portare la Sicilia in America bisognava prima fermare i comunisti. Il 1 maggio 1947, festa del lavoro, gli uomini di Salvatore Giuliano spararono sui braccianti che manifestavano a Portella delle Ginestre. Fu una strage. La scoperta dei rapporti diretti tra Giuliano e Genovese apre una nuova pista per entrare in quel mistero del lavoro sporco svolto dai servizi segreti in un'Italia a sovranità limitata. Nel 1948, dopo una campagna elettorale drammatica, gente che aveva fame e non aveva scarpe venne chiamata a votare. I comunisti e i socialisti persero. Salvatore Giuliano capì che ora sarebbe iniziato il suo dramma. Nelle notti veloci da guerrigliero aveva amato una donna ed era nato un bambino. Si chiamava Salvatore come lui. Lo fece portare fuori dalla Sicilia attraverso la rete segreta della mafia. Quel bambino, diventato uomo, negò di essere stato salvato dai padrini. È lo Stato italiano che dice che siano dei padrini, poi è da vedere perché dire padrini c'è un significato mafioso, siccome la mafia non esiste, perciò non possono essere dei padrini. Dopo la sconfitta dei comunisti, Giuliano diventò inutile, peggio che inutile.
La sua banda attirava la polizia e disturbava gli affari della mafia. I padrini emisero la sentenza di morte. Il suo cadavere venne offerto allo Stato. Per molti quel bandito diventò un mito. La mitizzazione di un criminale contribuisce fortemente a abbassare la soglia di pericolosità della mafia stessa. Il bandito Giuliano, così come viene chiamato ancora, era sicuramente un criminale. In quegli anni, in piena crisi isterica, l'America cominciò a vedere comunisti ovunque. Anche Hoover lanciò la sua FBI nella caccia alle streghe rosse, producendo diversi filmati di propaganda. La mafia invece continuava a non esistere. La condanna a 30 anni di Lucky Luciano evaporò nell'aria, anzi qualcuno propose per lui una medaglia del Congresso, quasi fosse un eroe di guerra. Quest'uomo non era un eroe, era un uomo cattivo, un criminale. I criminali meritano di essere tolti dalle strade. Non gli si deve permettere di percorrere le strade di questa città o di qualsiasi città. La pratica per la medaglia fu presto dimenticata. Luciano venne spedito in Italia, in esilio, ma da uomo libero. Mentre il bandito guerrigliero Salvatore Giuliano attirava l'attenzione della stampa, Lucky Luciano, invisibile e silenzioso, stringeva i rapporti con Don Calogero Vizzini, l'unico padrino siciliano di cui si fidava. Lucky Luciano è stato sicuramente un criminale intelligentissimo, efficientissimo, che ha costituito una testa di ponte in Italia per favorire gli affari tra le due organizzazioni, per creare anche delle omologazioni tra le due organizzazioni. L'America continuava a rispedire diversi padrini in Italia. Joe Adonis finì a Milano. Sam Carolla, da New Orleans, fu mandato in Sicilia nel 1947. La riforma agraria stava per far sparire i latifondi e con loro scompariva anche la vecchia mafia siciliana. Di fronte ai nuovi affari portati dai cugini americani, era ben poca cosa comandare sulle scarse risorse d'acqua o sugli schiavi delle miniere di zolfo. L'alleanza segreta tra Lucky Luciano e Don Calogero Vizzini fece sparire la vecchia onorata società. I due padrini fecero scuola alle nuove generazioni di mafiosi. La mafia ha bisogno di trasmettere le proprie esperienze. Senza questa trasmissione non sarebbe se stessa, non ci sarebbe la possibilità di replicare se stessa, di replicare le proprie funzioni e quindi di essere immanente nella società dove opera. A Corleone tutta la forza della mafia finì nelle mani di un medico. Il dottor Michele Navarra, Don Michele Navarra, raggiunse un potere assoluto, il potere di vita e di morte. Si circondò di una generazione di killer tra i più sanguinari mai conosciuti. Continuò a fare il dottore a Corleone. Era capace di uccidere un bambino con le sue mani, magari dopo aver curato un vecchietto gratis. Non sembrava neppure tanto interessato ai soldi o ai piaceri della vita, a parte comandare, naturalmente. Cum mannari e meglio ca futtiri, dice una legge della mafia. Comandare era per lui il massimo piacere della vita. A Messina, proprio in quegli anni, Michele Sindona studiava per diventare un raffinato tecnico bancario capace di riciclare i grandi capitali accumulati dalla mafia. L'abilità di Sindona consisteva nel far girare i soldi da un paese all'altro. Ne fece girare tanti e così velocemente che arrivò a impadronirsi della Franklin Bank negli Stati Uniti. Riuscì a entrare in ambienti frequentati da ministri, invitò a cena cardinali e nessuno gli chiese mai da dove provenisse tutta la sua ricchezza. Lucky Luciano conservò un terminale diretto a New York, il suo braccio destro, l'amico dell'infanzia, Meyer Lansky. Gli anni passavano e la mafia continuava a non esistere.
Protetti da un'invisibilità assoluta, i Bonanno, i Genovese, i Gambino pensavano a far crescere le loro famiglie fuori e dentro gli Stati Uniti. Se serviva un favore, bastava chiamare e subito arrivava uno zip dalla Sicilia. Chi doveva morire, moriva e scompariva anche il suo cadavere perché la morte stessa diventasse invisibile. Credo che il ruolo rappresentato nel film Il Padrino non sia mai esistito. Era un'interpretazione molto romantica, basata sulla figura di Carlo Gambino, secondo tante persone. Ma tutte le famiglie mafiose in Sicilia e negli Stati Uniti sono dei criminali feroci, non sono gli individui romantici rappresentati nel film. Il padrino immaginario del film è stato chiamato Don Vito Corleone. Corleone, come il paese siciliano. Forse il suo personaggio è ispirato alle figure di diversi padrini, diversi ma tutti provenienti dalla scuola di Luciano. Carlo Gambino era solo il più astuto, si teneva in disparte. Gli altri dicevano che fosse codardo e vile. Lui li lasciava fare col suo sorriso sottile, curvo in un fisico mingherlino. Seguendo il modello di Luciano, si avviava a essere il miglior allievo della sua scuola. La sua vera arma l'aveva nella testa, l'intelligenza, ma preferiva che questo gli altri non lo sapessero. Nei primi tempi Luciano si sentì a disagio in Italia. Il paese dove era nato, l'Ercara Friddi, fece una festa pubblica per il suo ritorno. Ma il padrino aveva in mente il grandioso mondo della mafia americana, dove si viveva tra i tavoli del gioco d'azzardo e i ristoranti di lusso. Ormai gli era interdetto il ritorno negli Stati Uniti, però poteva tentare di andare nel paradiso della mafia, a Cuba. Come un turista qualsiasi, Lucky Luciano lasciò l'Italia. A Cuba incontrò Meyer Lansky e altri padrini con l'aria da signori di mezza età in vacanza, dediti a spendere il loro tempo in piscina, ai tavoli da gioco e nei nightclub. A Cuba il mondo sotterraneo aveva convocato un altro congresso, la Havana Conference. Arrivò anche Frank Sinatra per cantare, soltanto per cantare, dichiarò quando la riunione dei mafiosi fu scoperta. La polizia italiana però trovò nella casa di Luciano un portasigarette d'oro con la dedica di Sinatra al grande padrino suo amico. Suo figlio, mentre tentava la carriera di cantante, fu rapito e misteriosamente liberato in sole 48 ore. Il dato certo è che Frank Sinatra fu interrogato molte volte sui suoi rapporti con la mafia e non fu mai incriminato. A Cuba, Luciano spiegò agli altri il suo progetto. Oggi si sarebbe chiamato un global market della droga. I padrini dovevano acquistare e vendere velocemente le partite di droga, sulla parola, proprio come avviene in borsa. Per le grosse partite di droga esistevano le cordate, cioè una serie, un gruppo di capofamiglia che concordava sulla parola l'acquisto di una grossa partita di droga che poi veniva divisa tra i vari partecipanti alla cordata che poi assicuravano il pagamento di quanto avevano acquisito. Secondo il progetto di Luciano, la droga doveva essere coltivata in Oriente, dove i governi fingevano di non vedere le immense piantagioni. La raffinazione sarebbe spettata ai marsigliesi, il centro dello smistamento sarebbe stato a Cuba. Il padrino però intuì che Cuba non fosse più un posto tanto tranquillo. Era meglio avviare qualche raffineria anche in Sicilia. Da lì, sfruttando la rete creata da milioni di emigranti, si poteva smistare la droga con il metodo a pioggia. Attraverso una serie di trasporti e viaggi mimetizzati, la vecchia signora che va a trovare i propri familiari negli Stati Uniti riesce a portare un chilo, due chili di eroina sulla propria persona. Imprese commerciali che riescono a mimetizzare all'interno dei loro prodotti tipici, quantitativi, di eroina modesti a fronte della quantità raffinata e che quindi riescono a passare le maglie del controllo in maniera più facile. Vito Genovese e Calogero Vizzini aprirono una fabbrica di caramelle da esportazione.
fabbrica che scomparve in una notte nel 1949 quando un giornalista la scoprì. Frank Coppola si mise a produrre brodo vegetale con straordinario successo a giudicare da quanto ne esportava. Carlos Marcello aprì una fabbrica di prodotti in scatola a Tunisi e Gaetano Badalamenti una simile ad Amburgo. La droga viaggiava così ben mimetizzata che gli affari diventarono una pacchia per i padrini. Solo raramente qualche carico di questo scatolame veniva intercettato dalla polizia. Non si comprese tempo l'importanza di questa attività. Non si comprese subito che sotto questa attività c'era il contrabbando e il traffico di stupefacenti. Non si pensò che il traffico di stupefacenti già allora potesse coinvolgere in modo diretto la Sicilia. Joseph Profaci a New York, per importare tutto questo scatolame, aprì una società che chiamò, forse con involontaria ironia, Mamma Mia Import Company. La Cosa Nostra ha avuto un approccio con la droga sin dagli anni 50, perfezionando questo tipo di attività nel corso poi di due decenni, quasi tre decenni. Nel 1948 c'erano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e Luciano, per l'occasione, propose di rallentare lo spaccio di droga. Sperava nelle elezioni di Dewey, il procuratore che prima l'aveva mandato in carcere e poi l'aveva liberato per la collaborazione resa durante la guerra. Voleva aiutarlo a diventare presidente. La notte dello scrutinio brindò. Dalle prime notizie sembrava che Dewey avesse vinto, ma durò solo un attimo. I conteggi dei voti dimostrarono subito l'errore. La presenza di Luciano a Cuba venne scoperta, ma prima che fosse rispedito in Italia, la conferenza dei padrini fece in tempo ad emettere una sentenza di morte. Il condannato era Bugsy Siegel, proprio il braccio destro di Lansky.